Buongiorno a tutti carissimi amici, eccoci qua di nuovo insieme per analizzare che cosa sta succedendo sul mercato a livello macro e nel dettaglio vedere come questo cambiamento dal punto di vista macro sta impattando su uno degli indici principali a livello borsistico, nel dettaglio l'indice Nasdaq. Attualmente, anzi, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, abbiamo visto un indice Nasdaq particolarmente debole, sottoperformare tutti gli altri indici per una rotazione dal listini, diciamo, più grow verso i listini più value. Okay? Nel dettaglio, il listino Nasdaq ha sofferto in un duplice modo, perché all'interno del listino tech abbiamo diciamo, il tech profitable, quindi le azioni tipo Google, Microsoft, che sono state, diciamo, penalizzate, ma non in maniera eclatante. E poi al suo interno abbiamo un'altra categoria, che ormai è stata definita il grow no profitable, ossia quelle aziende che sono super tech e che però attualmente non fanno ancora profitti, ma che vanno a reinvestire tutti quanti gli utili che loro vanno a generare. E quindi, quando si parla di settore tech, bisogna anche fare questa nuova e importante distinzione tra l'indice Nasdaq classico e l'indice che viene un po', diciamo, raggruppato dall'ETF ARK Innovation, che va a investire su tutta una serie di aziende. Facciamo un esempio come potrebbe essere Tesla, ma tutta un'altra serie di aziende anche minore, potrebbero essere Unity Software, potrebbero essere Palantir, potrebbero essere Square, potrebbero essere eccetera, eccetera, eccetera. Questa tipologia di aziende. Quindi il mio consiglio è quello di andare magari online e verificare quali sono questa tipologia di aziende. Quindi che cosa è successo? Che abbiamo visto un settore tech molto penalizzato in maniera maggiore. Per quello che concerne le aziende no profitable, ma anche le aziende tech classiche sono state penalizzate. Questo perché? Perché, come abbiamo visto nel recente passato, ci sono stati dei fortissimi timori di inflazione, soprattutto legata a una forte salita delle materie prime, che hanno fatto salire molto, in maniera molto forte, il rendimento dei treasury americani, dando quindi un'alternativa ai grandi investitori per l'allocazione dei loro portafogli e quindi procedendo a uno switch tra mondo azionario verso il mondo dei bond e mondo grow verso il mondo value. Ma ora poi che cosa è successo nelle settimane successive? Perché questo è come fosse una grande storia, quindi noi dobbiamo imparare a conoscere la storia, capire qual è lo scenario che si crea a seconda della narrativa che viene determinata dalla storia, dove il ruolo delle banche centrali è un ruolo molto importante, che deve essere compreso, che deve essere capito, e poi adattato al mercato per poi poter fare i vari investimenti che uno ha piacere o che può pensare di poter fare. La narrativa della Federal Reserve è stata: sì, è vero, ci sarà inflazione, ma questa inflazione sarà temporanea, dovuta semplicemente ad un momentaneo rialzo delle materie prime. Fino a un certo punto il mercato non ci ha creduto e quindi il rendimento dei treasury è continuato a salire, ma da un certo punto in poi alcune materie prime guidate dal copper hanno cominciato a ritracciare in maniera importante. Dopodiché è uscita una news per cui la Cina sembra che abbia agito in maniera importante per cercare di limitare la salita dei prezzi e quindi il copper, l'iron e tutta un'altra serie di materie prime hanno cominciato la loro discesa. Questo certamente ha favorito lo scenario dipinto dalla Federal Reserve per cui l'inflazione potesse essere transitoria. Ora qui non stiamo a indagare se sia o meno transitoria, cosa che io non penso, cioè secondo me sarà definitiva e sarà imperante, ma semplicemente si è allontanato il periodo in cui questa si verrà a manifestare in tutta la sua forza. Perché in realtà, a mio avviso, l'inflazione non sarà determinata solo dalla salita delle materie prime, ma per esempio dalla salita del prezzo delle case, ma dalla salita del prezzo dei salari e da tutta un'altra serie di fattori. Semplicemente questa manovra cinese, unita alla narrativa della Federal Reserve, va a spostare nel tempo questa dinamica. Questo spostamento della dinamica fa sì che però il mercato ora si trovi spiazzato, perché abbiamo un rendimento dei treasury americani che sta scendendo in maniera molto forte e molto violenta, con prezzi value molto alti, mentre prezzi tech molto bassi. E quindi, a mio avviso, nelle prossime settimane ci sarà sempre di più una ricopertura del Nasdaq e anche del settore grow no profitable,
con una continua corsa e una rincorsa invece da coloro che sono rimasti fuori e che hanno paura nuovamente di perdere questo famosissimo treno tech e quindi che andranno a comprare. Tutta questa dinamica, quindi dalla partenza delle ricoperture che è già avvenuta e che sta avvenendo, a una rincorsa da parte anche del settore retail che è molto sensibile, che piace, cui piace molto questo segmento, a tutti coloro poi che avranno paura di perdere questo trend e ai gestori ritardatari che per rischio di non andare a benchmark dovranno coprire. Tutta questa copertura, quindi chiusura di short o ricopertura di settori non presenti nel portafoglio, a mio modesto avviso determinerà da qui alla fine di giugno, con buona probabilità, un indice Nasdaq che andrà a fare nuovamente dei massimi storici, probabilmente intorno al livello di 15.000 punti. Quello dovrebbe essere, secondo me, un livello interessante di arrivo, di approdo di questo possibile movimento. La cosa sempre molto importante è che questo movimento sarà sorretto e sarà, spinto dalla continua discesa del rendimento dei treasury americani. Quindi è sempre molto importante seguire in correlazione l'andamento dei treasury con l'andamento del tech. Più l'andamento dei treasury scenderà e più l'andamento dei tech salirà. Di spazio di ripresa ce n'è in grande quantità, perché l'apprezzamento a livello di prezzi, dal punto di vista del prezzo dei treasury, in termini di rimbalzo è all'incirca del 10%, quindi ci possiamo attendere che i prezzi dei treasury possano risalire in termini di prezzo del 10%, quindi i rendimenti scendere di più di un 10%, ovviamente, perché la relazione tra prezzo e yield non è uguale, ma bisogna fare le dovute proporzioni, e questo non farà altro che alimentare il movimento tech. Quindi il mio consiglio attualmente è quello di fare molta attenzione, di analizzare con grande attenzione il settore tech, perché ha avuto una discesa, secondo me, importante, e in un nuovo contesto di tassi bassi il tech rischia di nuovo di essere estremamente interessante, mentre il value, quindi il settore bancario e alcuni settori ciclici, rischiano di nuovo di andare un po' in difficoltà. Altro settore, altro elemento che deve essere considerato con estrema attenzione è l'andamento del copper. Finché l'andamento del copper, che diciamo è un po' il capitano, il caposquadra dell'andamento delle commodities, continuerà a scendere, quindi continuerà nella sua flessione, la narrativa della Fed avrà sempre più senso, sarà sempre più supportata da dei numeri, e quindi il rendimento dei treasury, dello yield dei treasury potrà scendere e il tech potrà salire. Mentre se dovessimo anche qui vedere una forte inversione, una brusca inversione rialzista del copper, ritornerebbero i temi inflattivi e quindi si tornerebbe a vendere tech. Questo è un mercato di flussi, un mercato di temi. La differenza è che la movimentazione di questi temi è molto ampia, 10, 15, 20 punti percentuali a trimestre, che necessariamente per chi fa gestione, per chi vuole fare investimenti in questo tipo di mercati, non possono essere lasciati al caso, ma devono necessariamente essere cavalcati, perché sennò si rischia di rimanere fuori da tutti quanti i trend. Quindi attenzione al tech, monitorandolo sempre, mi raccomando, in correlazione con tutti quanti gli altri elementi. Se ci sono, come sempre, dei dubbi, dei chiarimenti, delle incertezze, scrivetemi sotto, mi fa molto piacere potervi rispondere. Come sempre, se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi alla campanellina, e così ricevete anche i vari aggiornamenti. Vi mando un abbraccio e un saluto. Ciao!